Allora, intanto buongiorno, grazie. Io ho preso le informazioni che ho ritenuto più utili per rispondere alla sua interrogazione riguardo una vicenda che comincia molti anni fa, perché comincia nel 2007 con l'approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico effettivamente per 3 milioni di euro per la realizzazione di una scuola. Diciamo che le problematiche cominciano quasi da subito con l'aggiudicazione, con la consegna parziale in via d'urgenza delle aree in cui realizzare la scuola senza assicurarsi da parte del Consiglio Comunale nel 2009 del passaggio di reti fognarie all'interno dell'area, e quindi diciamo con un provvedimento d'urgenza, ma di fatto diciamo con un atto che immediatamente incontra delle problematiche. Infatti la scuola viene spostata all'interno dell'area a seguito non solo dei sondaggi archeologici, ma anche della presenza di un collettore fognario che ne impediva la costruzione. A seguito di questi spostamenti si è reso necessario rimodulare il progetto per adeguarlo alle norme antisismiche che nel frattempo erano entrate in vigore, come lei ha correttamente ricordato, e questa rimodulazione imponeva un nuovo insieme di spese anche tecniche. Purtroppo come vedete il cronoprogramma è molto lungo. Tra il 2014 e il 2015 sono stati problemi anche relativi al patto di stabilità, che ha di fatto bloccato le somme a disposizione per l'appalto, e nel 2015, 24 giugno 2015, per errore viene cancellato dal bilancio un impegno di 75.000 euro relativo al finanziamento proprio di quelle spese tecniche di adeguamento. Sono state fatte, c'è un contenzioso in atto, delle diffide da parte dell'impresa nei confronti del Comune per addivenire a una soluzione. Il 4 febbraio 2016 sono richieste alla Ragioneria Generale la possibilità di spostare l'esigibilità di alcuni impegni precedenti e il ripristino delle somme cancellate per mero errore, ma ancora questo non è avvenuto. Per quanto riguarda le intenzioni dell'assessorato, io mi sono confrontato con i miei dirigenti, ovviamente c'è interesse per convocare l'impresa che è RTI Recchia ed Edilin, soprattutto la Edilin ha già vari altri lavori in corso nel Comune di Roma, è un'impresa che si conosce, che non dà grandi problemi, quindi l'intenzione dell'assessorato è convocare la Edilin con il direttore e addivenire a una possibile ricomposizione della controversia e tentando di reinserire le somme dovute nel prossimo assestamento di bilancio. Queste sono le nostre intenzioni, in quanto sappiamo bene che la scuola va terminata. C'è da rilevare che appunto alcune delle problematiche sono state generate in fase di assegnazione dei lavori e delle aree nel lontano 2009. L'urgenza forse non ha tenuto conto di tutte le problematiche dell'area e si è proceduto appunto a un'assegnazione delle aree e a una ricomposizione di alcune particelle catastali non esattamente in maniera ortodossa, ma su questo supereremo, siamo convinti che il problema sia superato, adesso per la nuova problematica ci impegneremo per superarla. Non so se sono stato esaustivo, spero di sì, grazie. Parliamo del piano di zona Torresina 2, io ho chiesto un attimo di potermi orientare perché ovviamente sono entrato in corsa e i problemi scottanti sul tavolo sono molti. Uno di questi è la redazione della nuova convenzione per i piani di zona. I lavori del primo stralcio, come abbiamo detto, sono completati all'80%, anche se siamo anche qui in forte ritardo, legati a una controversia però risolta con ACEA. Per quello che riguarda il secondo stralcio abbiamo un problema effettivamente, come da lei già sottolineato, nella stipula della convenzione integrativa. La stipula della convenzione integrativa può essere redatta soltanto a seguito dell'approvazione dell'amministrazione di uno schema di convenzione. Lo schema di convenzione deve tenere conto della recente normativa in materia di appalti pubblici che è intervenuta appunto con il decreto legislativo numero 50 nel 2016.
io so che l'unità operativa edilizia sociale si è già attivata promuovendo degli incontri con il Dipartimento di Razionalizzazione delle Spese per la Centrale Unica della Committenza, per l'Ufficio degli Appalti e Contratti, nel tentativo e con l'obiettivo di mettere in coerenza l'attuale modulo convenzionale, che è oggetto ovviamente di revisioni continue a seguito dell'entrata in vigore di normative, e in particolare perché esiste una problematica relativa alla realizzazione delle opere secondarie. So che ci sono dei contatti con l'ANAC, perché l'ANAC non ha ancora espresso il parere per la parte relativa alle opere a scomputo sul decreto legislativo 50, e quindi il problema della definizione delle linee guida per la stipula delle convenzioni rimane legato all'ottenimento del parere dell'ANAC. Nel frattempo però, proprio per superare alcune delle problematiche relativa alla realizzazione delle opere pubbliche, che ricordo per cui permesso di costruire potrà essere rilasciato solo ad avvenuta stipula della convenzione integrativa e quindi a seguito del parere dell'ANAC e poi del lavoro dell'amministrazione comunale, per superare le attuali problematiche si è provveduto, in accordo con i consorzi attuatori delle opere urbanizzazione del piano e in seguito a un accordo intervenuto con la CEA ATO 2, il cui protocollo non le cito soltanto se lei è interessato, non so, in questo caso non mi sembra pertinente, viene rilasciato un attestato di imbocco in fogna che ci permette di fare gli imbocchi in fogna provvisori, quindi per la realizzazione di imbocchi provvisori, per consentire alle cooperative che hanno già realizzato i fabbricati di allacciarli e quindi di avviare le istanze poi di agibilità presso il Dipartimento PAU. Già questo ci sembra un passaggio importante. Le opere temporanee ovviamente poi a spese della società richiedente saranno rimosse e completate per diventare definitive al momento in cui l'allaccio in fogna definitivo sarà reso possibile dalla stipula della convenzione. Il progetto poi prevede un terzo e un quarto stralcio ovviamente che dovranno essere avviati a seguito e qui saranno completate tutte le opere. Mi rendo conto che i tempi non sono stati rispettati. Uno degli impegni di questa amministrazione e del Dipartimento, discusso proprio nei giorni scorsi con gli uffici, riguarda la sollecitazione presso l'ANAC da parte dell'amministrazione, questo non può avvenire ovviamente da parte del Dipartimento Urbanistica, nei confronti dell'ANAC per l'espressione di parere. L'espressione di parere dell'ANAC è fondamentale per poter fare la convenzione, altrimenti rischiamo di fare delle convenzioni che poi vengono invalidate e questo ovviamente genererebbe altri problemi a cascata nei quali non vogliamo assolutamente incorrere. Questo è lo stato dell'arte che sono riuscito a reperire in questi giorni, è una delle emergenze che mi sono state prospettate sul tavolo e che stiamo cercando di affrontare perché rimaste oggettivamente indietro nei mesi scorsi. Grazie.